Le associazioni critiche nei confronti della recente delibera di giunta in materia di residenzialità psichiatrica sono state audite in Commissione Sanità presieduta da Domenico Rossi. Uno spazio di confronto con la politica e con le istituzioni, per noi Federazione Nazionale delle Strutture Psichiatriche Comunitarie Extraospedaliere è sempre importante. Quello che auspichiamo è che questo confronto si allarghi e si incanali su tutte le sedi anche più tecniche dell'assessorato, della direzione sanità, perché si è visto che i problemi sono tanti, degli aspetti cruciali e critici delle delibere sia sulla residenzialità psichiatrica che sulla domiciliarità funzionano ancora da ostacolo e non da soluzione dei problemi. Sono intervenuti per richieste di approfondimenti i consiglieri Gianluca Vignale, Andrea Appiano e Marco Grimaldi. Abbiamo fortemente contestato la delibera sulla domiciliarità approvata nel mese di agosto perché sostanzialmente consente, senza un piano vero, di trasformare persone che oggi hanno una cura, perché sono pazienti psichiatrici, in strumenti invece di badanza. Vi potranno essere gruppi appartamento di 4 persone in cui non saranno previste figure sanitarie ma soltanto assistenziali. Non si possono curare pazienti per delibera, ma vi è una reale sottrazione del diritto alla cura per quasi 50.000 pazienti piemontesi. Bisognerà continuare ad ascoltare gli operatori. Proprio noi che non abbiamo sostenuto, diciamo, la delibera 29, pensiamo che si possa ancora riaprire un confronto. Siamo consapevoli di quello che ci dicono oggi gli auditi, cioè che incurabile o inguaribile sono due cose diverse. Inguaribile non vuol dire incurabile. Credo che la deistituzionalizzazione che per tanti anni è stata l'oggetto, diciamo, del confronto pubblico dentro il mondo della psichiatria debba continuare a essere l'oggetto dei nostri pensieri.